Non sarà la cornice scoppiettante e festaiola delle mura di Treviso che per un mese ogni anno trasformavano le serate trevigiane tra balli, musica e ottimo cibo. Festa più sobria quest'anno nella splendida cornice di Villa Margherita, più contenuta solo 3 serate, a numero chiuso, ma la musica non si ferma. Lo hanno voluto ribadire oggi gli organizzatori che hanno attivato il countdown da qui a giovedì, quando a partire dalle 12 si apriranno i cancelli dello splendido parco trevigiano allestito quest'anno con area food e mercatini. Da sempre la voglia di fare e di dire ci siamo, la musica quest'anno andrà così, ma il prossimo anno ritornerà perché la musica c'è ovunque, cioè si respira nell'aria. Viabilità modificata, via ospedale sarà chiusa, 2 parcheggi aperti, un'entrata con controlli all'altezza della villa e un'uscita. Area food dove collaboreranno 3 noti marchi, Galloway, Albertini e TV Burger, e area concerto con 2000 sedute posizionate per 1000 biglietti disponibili. Con l'US2 è stato fatto anche un bel lavoro di formazione con un corso di Covid e le difficoltà sono state un po' su tutto perché col Covid tutto si è amplificato. Però questo è diventato marginale perché noi ci siamo sempre trovati. Joe Ivan e Francesca Michielini il 6 agosto, Daniele Silvestri il 7 agosto, gran finale il ritorno degli Estra insieme ai progetti personali dei loro singoli componenti. Dirette anche in radio sul palco il noto conduttore DJ Barry Mason. La musica al tempo del Covid che reagisce al momento sicuramente duro con un gioco di squadra ed intenti senza precedenti. Questo è un bellissimo messaggio che vogliamo dare alla città perché la vita riprende anche con la musica. In questi momenti, in questo contesto, siamo stati molto impegnati nella nostra attività di sostegno all'economia reale, alle famiglie, alle imprese, ma anche a queste manifestazioni, in particolar modo al Suono di Marca, che è la manifestazione estiva dei trevigiani per eccellenza. Il Suono di Marca è qui presente a Treviso ed è una gran cosa per noi, per tutto il nostro staff, e devo ringraziare perché senza di loro non si fa. Suono di Marca è una grande famiglia fatta di 100 ragazzi che vengono a dare il loro supporto gratuitamente per la città.